Tra rabbia e protesta continua anche oggi sotto i portici di Palazzo di Città a Salerno il presidio dei lavoratori delle 8 cooperative sociali decapitate dall'inchiesta che deve fare luce sul sistema con il quale venivano affidati gli appalti per la manutenzione del verde ed altri servizi al comune di Salerno. Dopo il momento di acceso confronto che si è svolto ieri con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, braccato mentre entrava nella sua auto, oggi il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Antonio Capezzuto cerca di portare più serenità tra i lavoratori con una buona notizia. Saranno infatti pagati gli stipendi già dovuti ai lavoratori per gli interventi effettuati, ma per il prosieguo ed il futuro serve il coordinamento della Prefettura di Salerno. Ci sono state date rassicurazioni da parte dell'amministrazione che i pagamenti dovranno essere effettuati a giorni. Ci sono ovviamente tutte delle questioni tecnico-burocratiche che vanno seguite, che ovviamente non riguardano noi personalmente sul loro espletamento, però c'è stata data la rassicurazione che il lavoro svolto verrà pagato e questo è uno dei primi elementi che ovviamente i lavoratori e i sindacati chiedevano. D'altra parte adesso c'è bisogno di questa interlocuzione, di questo tavolo di raffreddamento in sede prefettizia per capire, di immaginare quale futuro per questi lavoratori e soprattutto come proseguire. I tempi ormai sono stretti per i lavoratori, sono qui in presidio quasi da un mese, ovviamente c'è l'esasperazione, c'è una questione appunto legata alla preoccupazione per la continuità lavorativa, per il loro futuro, salari che sono comunque tuttora bassi e che quindi non consentono neanche di palleggiare questo periodo in maniera molto, molto lungo, quindi noi siamo qua, siamo ad ascoltarli, a rasserenarli perché è utile che ci sia un clima comunque. E ad attendere la convocazione dalla prefettura a questo punto. E attendere la convocazione dalla prefettura che ci ha garantito che a breve ci sarà, quindi noi auspichiamo che ci sia questo incontro, almeno lì per definire, guardarci in faccia e capire ovviamente secondo linee chiare e trasparenti cosa fare e come andare avanti.